A Miami, sul palco del Summer 16 Tour, è arrivata la conferma di ciò che i fan di Rihanna e Drake stavano aspettando. È davvero amore, finalmente ufficializzato, tra la sexy cantante delle Barbados e il rapper canadese, dopo anni di amicizia, proficue collaborazioni musicali e, soprattutto, flirt e relazioni più o meno lunghe con una serie di tira e molla che manco Ross e Rachel di Friends. Che i due facciano sul serio è testimoniato dal bacio che si sono scambiati durante il suddetto concerto, davanti alle migliaia di fan che stavano assistendo a un loro duetto, a confermare i rumor su una relazione amorosa che circolavano da tempo. Almeno dallo scorso maggio, infatti, circolava una voce secondo cui Drake e Rihanna fossero tornati insieme, tanto da far sospettare che il tanto chiacchierato flirt di lei con Leonardo DiCaprio, che al momento, comunque, sta con Mia Magdal, fosse solo un depistaggio. Poi, quel gesto clamoroso agli MTV Video Music Awards, solo pochi giorni fa, quando lui le ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore in diretta. Lei è la donna di cui sono innamorato da quando avevo 22 anni. È una delle mie migliori amiche al mondo e l'ho cercata in tutta la mia vita adulta, nonostante sia più piccola di me. Alla cerimonia c'è stato un mezzo bacio, con una Rihanna ritrosa a manifestare i sentimenti in pubblico e che solo ieri si è sciolta davanti ai fan. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2005. All'epoca, Drake aveva appunto 22 anni e Rihanna 17. Fu dunque un colpo di fulmine, almeno per lui, un magico connubio che ha portato Robin Rihanna Fenty Audrey Drake Graham, questi loro veri nomi, a prendersi e lasciarsi più volte, e a costruire al contempo un rapporto di grande affetto e un prolifico sodalizio artistico, pensiamo ai singoli di Lei That's My Name e Work a quello di lui Take Care. I due hanno iniziato a uscire seriamente insieme nel 2009 per poi rompere nel 2012. Erano i tempi in cui la cantante era divisa tra lui e l'altro grande amore della sua vita, il manesco Chris Brown, con cui il canadese sarebbe addirittura venuto alle mani. L'amore con Riri è sbocciato nuovamente nel 2014 per poi naufragare dopo pochi mesi. Curiosamente, pare che il loro problema fosse il fatto che lui è troppo innamorato di lei. Ecco perché, ora che sembrano tornati a essere nuovamente una coppia, non possiamo che fare il tifo per loro. Chi se ne frega?